Ciao, come stai? Ok, Ciao, bene. bene. Allora, oggi ti ho preparato lo spezzatino di manzo, carote e patate. Sai che cosa è? Sorry. Got stew, got some beef, potato, carrots, braised in a wine sauce, I believe, yeah. Some toast. Okay. So let's try. Com'è? Fa la review. Com'è? Di gusto, com'è? Buono? Sì, molto buono. The meat is very tender. It's very easy to chew. It's not tough at all. It tastes very good. And I can taste the white wine. It comes through very well. Provalo col pane anche. So we'll try the bread. You could have made it a bit less burnt, you know. You can make food, but clearly not toast. Well, mi dispiace che ho un po' bruciato il pane, però non volevo buttarlo, quindi te l'ho dato ugualmente. Com'è con il pane bruciato? Buono? Almeno dà un po' il sapore il bruciato, no? Need to get some sauce on the bread. Senti, cosa aggiungeresti nello stufato magari per renderlo più buono? Maybe some flour to thicken up the sauce, and well, to add some sweetness to the beef, put some barbecue sauce. Barbecue Aggiungeresti sauce. barbecue sauce, benissimo, quindi salsa barbecue per rovinare il tutto. Così ha detto, quindi se... linciatelo pure. Allora, la farina sono d'accordo anch'io, però siccome non avevo farina per renderlo più cremoso, non l'ho utilizzata e quindi l'ho lasciato un po' così. Ho messo meno acqua, così da dare più la cremosità. It's very good as it is, I have to say. So, yeah, I'll definitely eat it without any other changes. Just Ok. Come as l'altro is, video? as you can see, I'm finishing it, aren't I? Come l'altro video ti vorrei chiedere se ci sono piatti in Inghilterra che sono similari a questi stufati che abbiamo in Italia. Adesso questo stufato principalmente è la mia ricetta, non so se sia la tradizionale, è così come la faceva, come la fa ancora mia mamma, e quindi l'ho copiata da lei, diciamo. Però ti vorrei chiedere se ci sono delle ricette così similari in Inghilterra. Batti un colpo se hai capito. Non hai capito? L'inglese, per favore. English. The pies with the beef and some potato and carrots in a pastry pie, but you do have beef stews. People do make beef stews in a variety of ways. Some people make beef stews when they add chutney. They add chutney to the stew to make it sweet and change the taste. No, chutney non credo ci starebbe bene in uno stufato, sinceramente, perché è tipo una marmellata di frutta, quindi no, non credo ci stia bene nello stufato. Quindi non ci sono, diciamo, ricette molto simili a questa in Inghilterra. Bene, allora, visto che ci stiamo approcciando alla fine del piatto, perché l'è quasi finito, lo finisci tutto? Unless you want some. No, 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 grazie. Passo e But chiudo. I'll Lo mangio dopo comunque, non ti preoccupare. Senti, allora, dimmi quanto daresti a questo piatto di vuoto. It definitely tastes good, so I'll give it a good rating. I do like other dishes more, and
It is quite a simple dish, but I do like it, so I'll give it a 7.5. I'll rate it 7.5. 7.5, quindi 7.5, non è un voto così alto. Non ti è piaciuto così tanto allora, vero? It's good, it does taste nice, it's a hearty dish where it just warms you up and it's good for cold days just to have in the winter. Yeah. Warm you up and fill you up and you'll feel very satisfied after having this. But I've got different tastes that I'll definitely prefer, maybe pizza, Hawaiian pizza or burgers and chips. But I definitely do like this. It is a good dish. So I'll rate it 8, okay? No. Devi essere sincero, devi essere sincero. Devi dare il voto che vuoi dare. Non ti devo obbligare io a dare un voto alto. Fine, 7.5. Have it. 7.5, ok. Quindi 7.5. Va bene, dai, discreto e mezzo non è un voto. Almeno io a scuola se prendevo 7 ero contenta. Allora, dai, saluta gli amici e ci vediamo alla prossima volta. Ciao everyone, see you next time. Remember to subscribe.